Saulo, che è il primo nome di Paolo, era già zelante, ma Cristo converte il suo zelo dalla legge al Vangelo. Il suo slancio prima voleva distruggere la Chiesa, dopo invece la costruisce. Ci possiamo domandare che cosa è successo che passa dalla distruzione alla costruzione. Che cosa è cambiato in Paolo? In che senso il suo zelo, il suo slancio per la gloria di Dio è stato trasformato? Cosa è successo lì? San Tommaso d'Aquino insegna che la passione, dal punto di vista morale, non è né buona né cattiva. Il suo uso virtuoso la rende moralmente buona, il peccato la rende cattiva. Nel caso di Paolo c'è che lo ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione, è stato l'incontro, questa parola, è stato l'incontro con il Signore risorto. Non dimenticate questo, quello che cambia una vita è l'incontro con il Signore. È stato per Saulo l'incontro con il Signore risorto che ha trasformato tutto il suo essere. L'umanità di Paolo, la sua passione per Dio, la sua gloria non viene annientata, ma trasformata, convertita dallo Spirito Santo. L'unico che può cambiare i nostri cuori, cambiare è lo Spirito Santo. Buon pomeriggio a tutti ed è proprio in nome dello Spirito Santo che ogni mercoledì siamo qui a farvi compagnia. E abbiamo anche degli amici cari che vengono a farci compagnia. Oggi ho con me questa bellissima ragazza, Federica, di Foggia, Federica Spadaccino. Benvenuta, Federica. Grazie. Che vuole condividere con noi proprio quello che è un po' il tema anche di questo pomeriggio, il cammino, il camminare. E poi voglio dare anche il benvenuto a un altro carissimo amico, fratello, Fra Dario Zardo, collegato con noi proprio da Tiene, provincia di Vicenza. Benvenuto, Fra Dario. Pace bene, Pasquale, pace bene a tutti. Ecco, è bello qui ritrovarci, anche se il nostro salotto non è proprio intimo, ma lo condividiamo anche con i nostri fratelli e sorelle che seguono Padre Pio TV. E siamo davvero rigorosamente in diretta qui per voi a fare questa chiacchierata insieme. Dicevo che oggi il tema è proprio quello del cammino, Federica. Tu hai camminato, hai fatto i cammini di San Francesco e anche Fra Dario è un grande camminatore. Quindi insieme con voi oggi vogliamo proprio capire un po' i segreti anche del cammino. Anche il tempo della Quaresima, quello che stiamo vivendo, ormai quasi siamo alle porte della Settimana Santa, è un cammino che ci vede proprio a purificarci, per presentarci davvero a vivere e gustare, ecco, sperimentare l'amore di Cristo nella Settimana Santa. Intanto Dario, io passerei subito con ascoltare le tue parole e godere anche queste belle immagini delle quali tu sei non solo il protagonista in quanto compi questi viaggi, ma sei anche l'autore, perché sei tu che filmi e i tuoi viaggi. Vediamo proprio queste immagini che ritraggono proprio il tuo viaggio, il tuo cammino, i tuoi cammini. Pace e bene, sorelle e fratelli, sono Fra Dario, frate cappuccino, sono veneto, attualmente vivo a Tiene in provincia di Vicenza. Così da 10 anni ho questa passione, ho questo grande desiderio di poter
percorrere non solo le vie di pellegrinaggio che portano a grandi santuari come Santiago, come Assisi, come Roma, il cuore della cristianità, ma anche altri percorsi più umili, più sconosciuti in Italia. Un cammino è ciò che idealmente assomiglia molto alla vita, perché la vita è un itinerario, e come tutti gli itinerari anche la vita ha una meta, anche se poi il bello della vita sono i singoli passi, sono le singole esperienze, sono gli incontri di ogni giorno, e così un cammino prefigura, dice bene, cos'è la vita. Un cammino certamente è fatto di fatica, è fatto di sacrificio, è fatto di determinazione. Un cammino esige che tu, pellegrino, sia molto leggero, che tu ti accontenti di quello che trovi per dormire, per mangiare. Soprattutto quando il cammino si fa in più persone, bisogna avere un grande affiatamento, una grande fiducia reciproca. Si dice che un cammino lo si fa tre volte: quando lo si prepara, quando lo si percorre e poi quando lo rivivi lungo il tempo con i ricordi. Certamente un cammino rimane nel cuore, ogni singolo passo, soprattutto gli incontri sono qualcosa che restano. Cerco di non dimenticare niente, di portare tutto nel cuore, tutti nel cuore, quelle che sono state delle belle esperienze, non solo di incontro con Madre Terra, con la natura, con le meraviglie del creato, ma anche e soprattutto con le persone. Soprattutto con le persone, Dario, bella questa tua espressione. Intanto davvero voglio farti proprio i complimenti, perché quello che abbiamo visto è il video introduttivo, il trailer, così lo chiami, del tuo canale YouTube, che potremmo definire proprio come un vero e proprio diario di bordo, che documenta con immagini e riprese dall'alto tutti i viaggi e i cammini che tu hai compiuto e stai compiendo. Ecco, intanto io, Dario, vorrei chiederti questo. Il Papa oggi ha parlato della trasformazione. L'abbiamo vista in Paolo, no? Il suo zelo è diventato uno zelo per il Vangelo, da zelo per la legge a zelo per il Vangelo. Ecco, quando invece tu hai sentito questo zelo, questa passione per il cammino, quando è nata? C'è sempre stata questa passione lungo tutta la mia vita. Diciamo che invecchiando, avvicinandomi ai 50 anni, ho sentito proprio il bisogno di mettermi in movimento, e così prima ero sempre molto occupato in faccende, in impegni. Avvicinandomi ai 50 anni ho detto no, devo mettermi in cammino, e quindi quella che è sempre stata una passione è diventata una passione un po' più intensa, naturalmente sempre coniugandola con quelli che sono i nostri impegni di frati, di sacerdoti. E come diceva il Papa, insomma, sì, la passione così non è né buona né cattiva, ma certo, se vissuta in maniera virtuosa, diventa qualcosa di trascinante. E chi non ha una passione nella propria vita? Ci vogliono delle grandi passioni. E Paolo così, ha trasformato la sua passione in amore per Gesù Cristo, e quello che era prima ha continuato ad esserlo in maniera passionale anche per Gesù Cristo. E invece io ti farei un'altra domanda che va un po' più in là, più indietro nel tempo. La tua passione per il Vangelo, per Gesù, quando è nata? Ecco, la tua vocazione. Piccolissimo, ero piccolissimo, forse alle elementari. E così, i miei genitori contadini non potevano permettersi di portarci in vacanza, quindi ci mandavano noi bambini nelle colonie di un tempo, e io forse facevo la terza elementare, credo. E la colonia dove sono stato io confinava proprio con la casa dei frati a Caorle, in provincia di Venezia. Io ho gettato il pallone dall'altra parte del muro, sono andato a riprendere il pallone, ho incontrato il mio primo frate,
che così ha voluto sapere il mio nome, il mio cognome, e mi ha mandato una letterina a casa e mi chiedeva: vuoi che ti incontri? Posso venirti a trovare? E mi dispiaceva dirgli di no. E lì è nata questa storia, e adesso sono qua, insomma, sono passati Potremmo dire tantissimi. che Galeotto è stato un pallone, no? Esattamente, esattamente. Invece Federica, per te, ecco, tu sei qui perché anche tu stai qui per un po' raccontarci il tuo cammino, il desiderio anche di camminare. A un certo punto anche per te il cammino è diventata una necessità di guarire, di curare le ferite, di riflettere, di pregare, di incontrare il Signore. Sì, devo dire che io ho scoperto con la passione il bisogno del cammino camminando. Io non avevo idea di questo, cioè non, avevo bisogno in quel momento, ecco, in cui ho iniziato, di riconciliarmi un po' con la mia storia. Quindi, non lo so, ho deciso di partire senza sapere nulla del mondo dei cammini, non sapevo nulla. E sono, ecco, partita con una pretesa. Anche un po' sbagliando, perché ecco, avere un cuore che pretende non è sempre il modo giusto di agire. E il Signore però ecco, mi ha curato anche in questo, perché ecco, mi ha tolto questa pretesa dal cuore e mi ha messo nel cuore invece delle domande. E lì è cambiato un po' tutto, ecco. Diciamo che lì il tuo cuore si è dilatato, no? Sì. Quando il cuore si dilata, allora si fanno delle domande, ma si è aperti anche a tutte le risposte. Sì, è stato proprio così. E sono arrivate alcune di queste risposte, ne sono Alcune sì, arrivate? altre Devono sì. arrivare, stiamo aspettando. Ecco, intanto il nostro tempo stringe, ma continueremo a dialogare dopo la pubblicità. La passione per il Vangelo non è una questione di comprensioni, di studi. Tu puoi studiare tutta la teologia che vuoi, tu puoi studiare la Bibbia e tutto quello e diventare ateo o mondano. Non è una questione di studi. Nella storia sono stati tanti teologi atei. No, studiare serve, ma non genera una nuova vita di grazia. Convertirsi significa piuttosto ripercorrere la stessa esperienza di caduta e resurrezione di Saulo. Paolo disse che è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico. Infatti, come dice Sant'Ignazio, non il molto sapere soddisfa, ma le cose che ti cambiano dentro, che ti fanno sapere un'altra cosa, gustare un'altra cosa. Pensiamo a ognuno di noi, no? Pensiamo, io sono religioso, va bene, io prego, sì, io cerco di fare i miei comandamenti, sì, ma dove è Gesù nella tua vita? Ah no, io faccio le cose che comanda la Chiesa, ma Gesù dove è? Hai incontrato Gesù? Hai parlato con Gesù? Tu prendi il Vangelo o parla con Gesù, ti ricordi chi è Gesù? Federica, subito ti chiederei questo: camminare e gustare. Il Papa ha sottolineato questa espressione, no? Gustare. Tante volte noi nella nostra vita di tutti i giorni andiamo sempre di fretta, non ci gustiamo proprio la bellezza del cammino, la bellezza di incrociare gli occhi di chi incontriamo, no? Anche per strada. C'è un incontro particolare che maggiormente hai gustato in uno di questi tuoi cammini? Allora, a dire la verità, gli incontri sono stati tanti. Allora, sicuramente proprio il primo giorno di cammino in assoluto è stato bellissimo, perché io arrivai stanca proprio in una casa, insomma in un casale, credevo di essere sola e lì invece ho trovato un gruppo di ragazzi accompagnati da due frati, cappuccini tra l'altro. Che subito hanno iniziato, no, a portare questa gioia, questa allegria, anche, no, questo spirito poi alla fine di condivisione. Subito abbiamo iniziato a cucinare insieme, è stato veramente molto,
Molto bello. E ricordo che subito loro hanno iniziato a cantare. C'è stato un canto che poi veramente ha continuato, no, a farmi interrogare. Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questa è la strada. Quindi sicuramente questo è stato un incontro che ricordo in maniera molto incisiva. Parole che ti hanno confermato, sì. No? Quelle parole magari le avevi ascoltate altre volte, però quel giorno in quella condizione di povertà ti hanno parlato. Vediamo insieme alcune immagini del tuo cammino, eh? Sì. Sono immagini che ci hai mandato tu. Federica, mi ha impressionato il tuo zaino. Sì. Pesante o leggero? Allora, pesante, ma prima della partenza era ancora più pesante. Ecco, mi sono resa conto, proprio mi dicevano, no, che alla fine del cammino scopri ciò che è più essenziale. Ecco, io mi sono ritrovata, credevo di aver messo l'essenziale e invece poi ho dovuto togliere, no? E questo anche è lo spirito del cammino, uno ecco, si cammina spogliandosi anche un po', ecco, magari di preconcetti, di idee sulla vita, insomma. Senti, è una cosa invece a cui non rinunceresti mai nello zaino, la cosa che è essenziale per te nel cammino, da mettere nello zaino, qual è stata, qual è? Mi verrebbe da dirti guarda l'acqua, perché perché io ho sperimentato anche questa sete, no? E questo bisogno, non sempre avevo a disposizione, no, le classiche fontanelle, no? Quindi era un po' un bene che custodivo gelosamente e che mi ha messo, no, in questa condizione proprio di sete, di ricerca, di voglia di... Ecco, di hai risposto, sì. Bene, non a caso Gesù si è autodefinito io sono l'acqua viva, no? Esatto. Perché ha capito che è una cosa essenziale nella nostra vita. Senti Federica, nelle foto che abbiamo visto, nelle immagini, per chi ti conosce ha riconosciuto anche i tratti della tua mamma, sì. Te la sei portata in uno di questi tuoi viaggi. Sì. È strano che ecco, un giovane, una ragazza, si porti la mamma in viaggio con sé. C'era un significato particolare questo, in questa scelta? Allora, ripensarci mi sembra ancora strano. La scelta in realtà è venuta molto, molto naturale. Io il primo anno appunto ho camminato da sola, quindi comunque ricordo insomma di avere avuto i miei ritmi, i passi, insomma. E, tornando a casa mia mamma è rimasta affascinata, no, dai miei racconti ed è nata così la cosa, perché l'anno prossimo non camminiamo insieme? Ed è stato bello perché mia mamma poi è fortissima, veramente ha retto il ritmo in maniera egregia ed è stato bello alla fine condividere, no, anche la fatica, la debolezza insieme, ecco, perché io e lei siamo molto simili. Ed è stato bello, ecco, camminare insieme, gustare questa fatica insieme. C'è qualcosa che tu hai conosciuto di tua madre che prima non conoscevi, ignoravi, durante il cammino?
La sua perseveranza. Veramente mi ha colpito, perché appunto non credevo che è stata veramente forte, coraggiosa e perseverante. Senti, bella, bella davvero questa testimonianza. Io so che tu vorresti fare anche una domanda fra Dario. Sì. Ci sei, Dario? Ci sei? Ci sono. Ecco, io so che Federica vorrebbe farti una domanda, anche perché ha ascoltato anche i tuoi audio. E tra questi, ecco, tu hai detto anche una cosa importante a proposito dei mezzi di comunicazione, i famosi smartphone, no? Federica, se glielo vuoi fare tu questo... Sì, sì, appunto, tu parlavi di questi smartphone, no? Di questi mezzi di comunicazione che, ecco, che oramai fanno parte, no? Della nostra identità. E, ecco, come questi smartphone, insomma, limitano un po' il gustare il cammino. Cioè io, per esempio... senza smartphone, senza appunto le mappe, ecco, mi sentivo un po' persa. E, ecco, questa è la domanda. Sì. E certamente abbiamo bisogno di strumenti per camminare in maniera sicura e per non dover sbagliare strada, per non dover tornare indietro, anche in qualche momento di emergenza, brutto tempo, riuscire a capire quanto manca per trovare un riparo, oppure stanchezza, oppure mi è capitato in Sicilia un amico che così per il caldo ha avuto un problema cardiaco e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza ed è arrivata per fortuna subito, ma darci anche appuntamento poi con l'ambulanza. E quindi abbiamo bisogno di questi strumenti. È vera anche una cosa, che sono strumenti che avvicinano i lontani e allontanano i vicini. Cioè, mentre cammini, tu sei raggiungibile da chiunque, ma ti distacchi dalle persone con cui stai camminando o dal motivo che in qualche modo ti conduce lungo il cammino. Per cui io di solito magari spengo il cellulare, lo accendo la sera se ci sono problemi, se ci sono necessità, per essere raggiungibile anche dai parrocchiani, insomma, o da chi mi sostituisce in parrocchia mentre sono via. Quindi sono strumenti preziosi, ma che non devono assolutamente mettersi tra te e gli incontri che devi fare in quel momento, che è bene vivere in quel momento mentre cammini, insomma. Invece Federica, certo, dimmi. La foto, il video, sono ricordi meravigliosi, insomma, che porti con te, per cui sono anche strumenti importanti e credo belli, belli, belli da questo punto. E tra l'altro, ecco, anche il tuo telefono durante il viaggio è un ottimo compagno, strumento grazie al quale tu puoi proprio documentare i tuoi viaggi, no? E lo fai così bene, Dario, è vero. Tra l'altro, ma usi anche una camera professionale per quelle riprese aeree, no? Sì. Un piccolo drone, cioè, come diceva bene Federica, sullo zaino devi mettere davvero l'essenziale. L'essenziale per eccellenza è l'acqua. E l'acqua pesa. Due litri d'acqua sono 2 chili. E quindi sullo zaino non puoi mettere chissà quali cose. Io ho un piccolo drone che mi permette, così, arrivato in un luogo, di poter contemplare la bellezza di un luogo anche dall'altro. Ho presente certi nostri paesi medievali che si arroccano su una montagna, su una roccia. Abbiamo un'infinità di scorci meravigliosi nel nostro paese che, visti dall'alto, hanno tutta un'altra, così, bellezza. Ecco. Prospettiva. Sì, è prospettiva, sì, giustamente. Grazie Dario, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Sì. Certamente, se cammini insieme a dei fratelli e a delle sorelle,
la comunione, l'unione si intensifica, anzi bisogna, come dicevo, avere un grosso affiatamento. Infine mi piace pensare che anche Gesù, così come Francesco, erano persone che camminavano, non solo perché i mezzi di trasporto del tempo erano quelli che erano, ma perché così era un modo per andare in mezzo alla gente, per incontrare la gente, un modo per star dentro uno stile di vita, perché quando cammini non puoi portare tanti pesi, non puoi così caricarti troppo. Per Francesco veramente così l'itineranza era anche segno di povertà, di essenzialità. Intanto Dario, davvero voglio farti i complimenti per il dono anche della voce, che è carica di preghiera, di riflessione, di spiritualità. Tra l'altro lo vogliamo dire, questi audio tu me li hai mandati tramite WhatsApp, erano audio nei quali volevi un attimo spiegarmi un po' il senso, il significato, e noi li abbiamo utilizzati proprio come, ecco, a sottolineare le immagini che tu stesso ci hai offerto e donato. Sono riflessioni che nascono da un cuore in preghiera e immerso nella contemplazione del creato. Dario, io vorrei chiederti questo, no? Nel cammino bisogna stare, tu dici, al passo dei fratelli e delle sorelle. Questa è la comunione, secondo te, la sinodalità di cui oggi il Papa e la Chiesa ci invitano davvero a riflettere e ad interrogarci su questo valore della sinodalità? Altro che, certamente, sinodo significa camminare insieme, sincronizzare i propri passi, e non c'è niente di meglio che l'immagine del cammino per dire cos'è la sinodalità. Io non solo mi faccio carico del peso che devo portare sullo zaino, ma mi faccio carico anche del fratello, come del resto il fratello si fa carico anche di me mentre camminiamo insieme. E siamo in cordata. E quindi, come mi è successo di quel fratello che è stato male, quindi che ha dovuto andare in ospedale, oppure è un fratello che è particolarmente stanco e bisogna così motivarlo, e prendergli lo zaino, portarlo e al posto suo. Credo che questo dica bene il cammino sinodale della Chiesa. Non posso pretendere così di realizzare un cammino da solo, ma devo in qualche modo esigere a me stesso, per me stesso, di camminare in sintonia, in comunione con gli altri, con i fratelli, in modo particolare quelli che fanno più fatica, che sono meno motivati, che così ci insegna Papa Francesco. E la sinodalità non è un'esperienza facile. Senti Dario, un'altra curiosità, nel video precedente tu hai detto questa cosa qui e vorrei davvero ritornarci. Hai detto che un viaggio si compie tre volte, lo stesso viaggio si compie tre volte, quando si prepara, quando si compie e quando anche si ricorda. Puoi spiegarci meglio questa molto bella questa intuizione? Ma guarda, Questa è l'immagine della vita. Noi tutti nell'infanzia, nell'adolescenza ci siamo preparati per un lavoro, per una professione, per un servizio, per realizzare una famiglia. Poi entri in quella che è la fase, diciamo, molto concreta, realizzativa, lavori, fai crescere dei figli, ami una donna, un uomo. E poi arriva il momento in cui così ti ritiri dal lavoro e penso che noi tutti, entrando nella terza o quarta età, avere dei bei ricordi legati a delle belle esperienze,
Credo che questo ci faccia star bene, ci faccia star bene. In una società in cui non vogliamo invecchiare, in cui vorremmo essere sempre prestati, lavoratori, invece il cammino ci insegna bene che c'è un momento preparativo, un momento esecutivo. È un momento in cui così si ricorda, si fa memoria con gratitudine della bellezza vissuta precedentemente. Quindi, ecco, ancora una volta un'altra immagine per dire quanto il cammino sia inerente all'esperienza della vita di tutti noi. Ecco. Oggi Papa Francesco ha anche parlato del cammino anche di Paolo, dell'Apostolo Paolo. E ha usato questa espressione, il paradosso di Paolo. Quando smette di ritenersi giusto Paolo e comincia a prendere coscienza di essere peccatore, fragile, allora, dice il Papa, Paolo inizia ad amare. Quindi per poter amare è proprio un cammino che si fa. Ascoltiamo le parole del Papa, poi le commentiamo insieme. Notiamo che in lui si verifica una specie di paradosso. Infatti, finché lui si ritiene giusto davanti a Dio, allora si sente autorizzato a perseguitare, ad arrestare, anche ad uccidere, come nel caso di Stefano. Ma quando illuminato dal Signore scopre che essere stato un bestemmiatore e un violento, così dice di se stesso, io sono stato un bestemmiatore e un violento, allora incomincia ad essere davvero capace di amare. E questa è la strada. Se uno di noi dice, ah, ti ringrazio Signore perché io sono una persona buona, e io faccio le cose buone, e non faccio peccati grossi. È una mala, non è una buona strada, questa è una strada di autosufficienza, è una strada che non ti giustifica, ti fa un po' il naso così. È un cattolico elegante, un cattolico elegante non è un cattolico cattolico santo, è elegante. Il vero cattolico, il vero cristiano è quello che riceve Gesù dentro, che ti cambia il cuore. Federica, i veri viaggi cambiano il cuore, no? Anche il cammino della Quaresima è un cammino simbolico nel quale tutti quanti noi siamo davvero alla ricerca di questo essere migliori di quanto lo eravamo prima di intraprendere il viaggio, no? E poi c'è questa espressione che fa sorridere, perché il Papa usa sempre queste immagini un po' colorite, no? Maquillage spirituale. E ha parlato anche di questi cristiani, di questi cattolici eleganti. Ecco, tu quando hai smesso di essere una cattolica elegante e sei diventata una cattolica magari più casual, no? Allora, sicuramente quando ho avvertito il bisogno di voler iniziare a camminare bene, camminare seriamente, perché il cammino, diciamo metaforicamente parlando, è un qualcosa che ti scomoda e quindi per poter vivere, no, per poter entrare in queste scomodità c'è bisogno di non essere eleganti, c'è bisogno di mettersi comodi alla fine, ecco, riconoscersi, ecco, veramente per quelli che si è, senza mettere maschere, senza mettere nulla di tutto questo. Ecco sì, questo. Tra l'altro abbiamo visto anche questi spot che da oggi ci accompagnano della Giornata Mondiale dei Giovani Sì. ed è anche quello un altro viaggio. Tu lo farai, Lo Federico, questo farò, lo farò. Sì, viaggio? sì, sì. Come andrai? Con chi andrai? Sì, io andrò con i fratelli della mia comunità, io sono nel cammino neocatecumenale e sì, ci stiamo preparando e non vediamo ecco l'ora che arrivi, no, questa nuova partenza. E cosa ti aspetti? Ecco, quale novità ti aspetti anche da questo viaggio? C'è un obiettivo che hai posto in questo viaggio, questo appuntamento con Papa Francesco? Allora, obiettivo no, memore della prima esperienza in cui no, sono andata con questa pretesa, no, non mi sono posta obiettivi. Sicuramente sento di avere adesso un cuore in ricerca, cioè io sento no, questa necessità proprio di ascoltare, di essere lì, di arrivare lì e poi quello che sarà, sarà. Quello che sarà, sarà, diceva anche una canzone. Dario, invece, ritorno sull'eleganza.
un viaggio ci può rendere meno eleganti, secondo te? Certamente, certamente l'esperienza che si fa lungo i cammini è che si parte con le scarpe nuove, con lo zaino a posto e poi inevitabilmente la strada ti sporca, la strada, le spine ti stracciano i vestiti, il sole ti brucia i tessuti delle magliette, non ti dico la pioggia, il fango, ma credo anche questo dice bene la vita, insomma. Non, è una contraddizione parlare di cattolico elegante, in giacca e cravatta, è una contraddizione. Cioè essere cattolici vuol dire essere pellegrini, vuol dire essere itineranti, vuol dire avere come Paolo la consapevolezza di essere dei poveri peccatori, dei bestemmiatori, vuol dire sentire il bisogno di tutti. Paolo, proprio camminando ha evangelizzato. Tu pensa all'incontro con Lidia. Lui è andato lì dove le donne andavano ad attingere acqua, lì ha incontrato Lidia, che è stata la prima cristiana del continente europeo. Ma Paolo si è presentato lì da bisognoso, non aveva un tetto, non aveva una casa, e Lidia l'ha ascoltato e l'ha ospitato. E nascono questi incontri. Tu passi e così ti chiedono: ma chi sei tu con quella barba? Sono un frate, e le persone si confidano, ti chiedono di celebrare la messa, di pregare con loro. Il giorno dopo parti, hai seminato qualcosa. Che bello. E vedi che il Signore si è servito di te. Grazie, grazie di cuore. Dario, do ancora un ultimo spazio alla pubblicità e dopo ci salutiamo. Ecco, da oggi ci accompagnerà sempre questo jingle che ci ricorda che ormai inizia il conto alla rovescia per questo bellissimo viaggio, questo appuntamento che vivremo proprio con Papa Francesco. Ho solo 2 minuti e voglio approfittare davvero, Dario, per dirti un grazie di cuore per la tua amicizia, prima di tutto, la tua amicizia fraterna, la tua testimonianza di frate, ecco, di camminatore e di testimone della bellezza del Signore nel tuo essere frate cappuccino. Ti aspettiamo qui, Dario, davvero. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie. Una delle più belle tappe di un cammino è stata quella di San Giovanni. E dovrai ritornarci, Dario, dovrai ritornarci. Padre Pio ti aspetta. E poi, ecco a te Federica, tanti auguri per il tuo cammino della vita, la tua giovinezza, per le tue scelte, ecco, per la tua chiamata. Che il Signore illumini sempre i tuoi passi e renda i tuoi passi sempre più leggeri e spediti verso l'incontro con Lui. Va Grazie. Bene. Ecco, a tutti quanti voi io do l'appuntamento alla prossima settimana e vi lascio al tema di domenica prossima, che è il tema della passione. Abbiamo parlato di questa passione per il cammino e Gesù, ecco, ci mostra il significato vero della passione, che è donare la sua vita sulla croce, così come ascolteremo nel racconto proprio dell'Evangelista Matteo. A tutti quanti voi una buona settimana santa. Alla prossima settimana. Ciao ragazzi! Spesso le persone mi chiedono come innamorarsi di Gesù Cristo e io sinceramente non ho risposte per questo. Le poche volte però che provo a dar loro un consiglio, una traccia, rispondo sempre alla stessa maniera. Con la passione di Gesù Cristo nostro Signore, perché sì, la passione fa innamorare. E ci siamo. Contemplare tutto questo, la settimana che oggi inizia, la settimana più importante senza la quale il nostro essere cristiani non avrebbe alcun senso, fa innamorare.
E anche se nell'anno A ascoltiamo la passione secondo Matteo, vorrei introdurtici a questa settimana con una terminologia tipica lucana. Benvenuto, benvenuta allo spettacolo della croce, allo spettacolo dell'amore. Benvenuti alla settimana santa. E a dir la verità, io vorrei solo fare silenzio in questa settimana, stare zitto e farmi guardare dalla croce. Non guardarla io, pensare a cosa dire, ma cosa mi dice la croce? Cosa mi dice questo spettacolo scandaloso? Cosa mi dice un Dio che è appeso lì per me? Dedica qualche minuto ogni giorno in questa settimana e fatti guardare da quello scandalo lì. Cosa mi dice? Forse mi dice che un conto è fare bei discorsi, tutti sono bravi, un altro è far parlare i fatti, scegliere di farsi appendere lì per amore. Forse che Gesù non ha salvato il mondo perché ha sofferto tanto. C'è gente che ha sofferto molto più di lui eppure non ha salvato nessuno, ma ha salvato perché ha tanto amato, fino alla fine, fino alla morte. Perché l'amore o è fino alla fine o non è. Cosa mi dice ancora la croce quando mi guarda? Qualcuno qualche anno fa cantava "Ci vuole passione". E la passione, come può essere la mia per la corsa e la bicicletta e la tua per qualche altro hobby, ci impegna, ci si dà la vita. Io do tutto me stesso nelle mie passioni. Si muore per passione. E penso che Gesù Cristo nella sua passione abbia messo tutto se stesso, ma la sua passione non è né la corsa né la fotografia. Siamo noi, io e te. Ci vuole passione, abbiamo proprio bisogno, un profondo bisogno di passione, come diceva appunto Eros Ramazzotti. E forse la croce, guardandola e facendomi guardare da lei, mi fa venire in mente il centurione, il soldato romano. Davvero costui era figlio di Dio. Lui non sapeva nulla, ma ha visto una persona morire per amore. E morire per amore è gesto di Dio. È atto tipico di Dio, morire per amore. Vedo qualcuno morire per amore, è Dio. E in questa settimana, continuando a farti guardare dalla croce, da questo mistero pregno di amore, prova a trovartici nella passione, nella scena della passione, perché ci siamo tutti, c'è posto per me, per te, per tutti noi. Come diceva San Gregorio di Nazianzo, parlando appunto di questa scena, se sei Simone di Cirene, prendi la croce e segui il Cristo. Se sei il ladro e se sarai appeso alla croce, fa come il buon ladrone, entra con Gesù in paradiso. Se sei invece Giuseppe d'Arimatea, richiedi anche tu il suo corpo e renditi così partecipe della salvezza del mondo. Se sei invece Nicodemo, seppellisci e ungi il suo corpo, cioè circondalo della tua adorazione. E a me verrebbe da aggiungere: o forse sei come i sommi sacerdoti, che sanno tutto di Dio, e qualcun altro che dice cose diverse, no, non può venire da Dio, è giusto ucciderlo, sappiamo tutto, anche noi. O forse sei come la folla, che acclama, osanna, a Gesù, nuovo re, che entra a Gerusalemme su un asino, e qualche ora dopo, crocifiggilo, crocifiggilo. Forse un po' gasati ed esaltati ed entusiasti per qualche bella esperienza, una messa con un parroco molto carismatico, un pellegrinaggio, un bel campo scuola e poi scema tutto. Osanna, crocifiggilo. Sei forse uno della folla? O ancora, come gli apostoli, io mi ci ritrovo, sempre vicini al Cristo, ma non hanno mai capito veramente chi sia fino in fondo. Trovatici.
ci sei anche tu nella passione. Nella passione c'è posto per tutti. Dedica davvero qualche minuto ogni giorno in questa settimana a guardare e farti guardare dalla croce. Un certo Karl Rahner diceva così: per sapere chi sia Dio, devo solo inginocchiarmi ai piedi della croce. Hai sete? Vuoi sapere chi sia davvero Dio? Buona settimana santa, buono spettacolo della croce. Thank you.